Ok ragazzi, siamo qui di nuovo su Assassin's Creed 1. Eravamo rimasti con Desmond Miles che era stato maltrattato, viene usato. Io non ho capito cosa fare in questo momento. Onestamente. Cioè, cosa bisogna fare? Andare al cesso, vediamo. Boh. Non lo so. Cosa tocca fa? Non lo so. Oh. Uscito da qua? Non posso neanche cambiarmi. Ma posso andare a fanculo tipo la fotocamera? No. Vabbè. Non so cosa ci tocca fa, onestamente. Siamo qui in giro. Per oggi abbiamo finito, signor Miles. Torni nella sua stanza e si riposi. Ma da là sto venendo. Beh, cara, possiamo. Ti ho vista e mi piacerebbe conoscerti, ma fammi capire una cosa, ma tuo padre che fa? Oh, senti, povera bocchina, cireta. Ah, il tuo cazzo. E nulla. Andiamo nella nostra camera. E ci dobbiamo riposare. Merda, mi hanno chiuso dentro. Ma vaffanculo. Me l'hai tenuto in ostaggio, voglio. Vabbè, riposiamo. Sai una cosa, Doc? Svegliarsi con lei che mi osserva è abbastanza inquietante. Ha vegliato su di me mentre dormivo? Vegliamo sempre su di lei. Ora si alzi, abbiamo molto da fare. Chissà chi dovrò uccidere oggi. Non faccia il gradasso. Il suo antenato aveva quasi ragione, signor Miles. Se la morte di pochi uomini malvagi, peraltro, poteva salvare quella di altre migliaia, beh, mi sembra un sacrificio accettabile. Perché dice quasi? Non sono andati fino in fondo. Per usare un'analogia abbastanza frusta, la corruzione non è diversa dal cancro. Rimuovi i tumori, ma se non riesci a curare l'origine, beh, al massimo guadagni tempo. Non c'è un vero cambiamento senza un intervento completo e sistemico. Chimica per le masse. Educazione, rieducazione per essere precisi. Ma non è facile e non sempre funziona. Mi faccia indovinare. Avete una soluzione migliore? Qual è allora? Non vorrà che glielo dica. Lei è un pezzo di merda. Le cose a me vengono dette. Uè, cara, ma ieri sera tu mi hai detto niente, che t'hai contattato, ma t'hai cercato pure un coppa Instagram, ma mo caga proprio, cacciata. La fanculo, tra l'altro, tocca dentro. Secondo me questa qua, vediamo che sto qui dentro. Mi fa qualche yonzo yonzo. No? Tutto video sorvegliato. Beh, continuiamo. Usa i pugnali da lancio per colpire nemici distanti. Io scusate, tipo i gangster in America. Io ti spacco, pezzo di merda. Vieni qua. E qua ti faccio vedere io. I mortacci, devi po'. Ti faccio vedere il pugno micidiale. Qua è, Sono vivo. Ma vi ho visto colpirmi. La morte mi ha preso. Hai visto ciò che ho voluto che tu vedessi. E poi sei entrato nel sonno della morte, del grembo, così da risvegliarti e rinascere. A quale fine? Ricordi Altair per cosa combattono gli assassini? La pace in ogni cosa. Sì, in ogni cosa. Non basta arrestare la violenza di un uomo su un altro.
Si riferisce anche alla pace dentro di noi. Non puoi avere l'una senza l'altra. Così si dice. Così è! Ma tu, figlio mio, non hai trovato la pace interiore. E purtroppo questo si vede. Sei arrogante e presuntuoso. Non siete stato voi a dire che niente è reale e che tutto è lecito? Non comprendi il reale significato di questa frase, figliuolo. Essa non garantisce la libertà di fare come ti aggrada. È una nozione che deve guidare i tuoi sensi. Presuppone una saggezza di cui chiaramente difetti. Allora che ne sarà di me? Dovrei ucciderti per le pene che ci hai causato. Malik crede che sia giusto. La tua vita in cambio di quella di suo fratello. Ma sarebbe uno spreco del mio tempo e del tuo talento. Vedrai che sei stato privato dei tuoi averi, oltre che del rango. Sei tornato un novizio, un bambino. Com'eri il giorno in cui ti sei unito al nostro ordine. Ti sto offrendo l'occasione di redimerti. Dovrai meritarti il rientro nella confraternita. Presumo che abbiate in mente qualcosa. Prima devi dimostrarmi che ti ricordi di come essere un assassino. Un vero assassino. Volete che uccida qualcuno? No. Non ancora, almeno. Per il momento ritornerai a fare l'allievo. Non ce n'è bisogno. Sono un priore. Eri un priore. Altri rintracciavano le vittime per te, ma ora non più. Da oggi dovrai trovartele da solo. Se questo è il vostro volere... Lo è. Allora ditemi che cosa devo fare. Sono stato tradito. Qualcuno stava aiutando Roberto di Sable. Uno dei nostri. Scopri dov'è e conducilo qui perché possa interrogarlo. Cosa potete dirmi del traditore? Ah, ma questo è quanto. Ti ho già detto tutto. Il resto sta a te. Vabbò. Se è stato degradato, arma persa e spada. Ottimo. Ho perso qualsiasi cosa. Ottimo. Niente più? Pizza con spada corta, pizza con spada... Vabbè, ah, fangula, ci vai sette cose. E vabbè, allora... A quanto ricordo, quelle cose che sbriluccicano... Chi serve? Cioè, sono collezionabili, tipo le piume... In Assassin's Creed 2, se non sbaglio. Comunque, raga, non vi ho detto che Assassin's Creed io l'ho giocato bene o male, ma non l'ho mai finito. Cioè, io non so il finale qual è. Salute e pace, Altair. Mi sbarri il passo. Sì, Al-Mualim mi ha chiesto di aiutarti. Di ricordarti come si caccia una preda. So come si fa. Comunque sia, non intendo disobbedire. E allora sbrigati. Gli Ashishun hanno molti strumenti a disposizione. Sì, sì. Possiamo rigliare, borseggiare o usare la violenza per intimidire. Bravo, te ne ricordi. Così vuoi che mi aggiri in mezzo agli altri e acquisisca informazioni sul traditore? Sì. Inizia al mercato del villaggio. È lì che l'abbiamo notato la prima volta. Tu sai chi è? Forse. Allora dimmi quel nome e facciamola finita. Non è così che funziona. Ora vai. E ricorda, inizia dal mercato del villaggio. Va bene. Dobbiamo iniziare dal mercato del villaggio, quindi dobbiamo scendere giù. Dai, pessimo. Io sono il maestro. Sì, va che fretta. Devo scendere dalla montagna. Chi lo paga tu? Allora. Se fosse andato per di là, avrei fatto prima. Ma perché? Ma che cazzo vuoi? Ma vi fate i cazzi vostri del perché ho fretta? Che succede? Non scappo da nessuno, sto facendo cardio. Oh sì. Fratello. Vuol dire perché fa così? Siedi su una panca. Dov'è la panca? So ciò che ho visto. Masun ha aperto la porta. Ha fatto entrare i templari. Allora devi dirlo ad Al-Mualim. Non posso. Masun non agiva da solo. L'ha aiutato qualcuno dentro la fortezza. Che cosa te lo fa credere? Uno scambio di lettere tra lui e qualcuno all'interno. Gliele recapitava il canestraio.
Questo non è un motivo per tacere. Ma il canestraio gli ha consegnato una lettera appena prima dell'attacco. Sospetto che recasse l'ordine di aprire la porta. Parla col canestraio. Può dirci il nome del complice di Mason? È scomparso. Si nasconde per timore di essere coinvolto. Ah, probabile che sia dentro una delle sue ceste. Dove canestraio? Andiamo a trovare James LeBron. Però che... devo morire se ti fatti male. Come potevi morire? Per una spallata potevi morire, zio, ma tutto a posto. Ma perché dici questo? Dai, non ho usato manco la violenza. Mamma mia, queste persone come sono delicate, mamma mia. Vabbè. Però, senza volerlo, ho trovato questa bandiera degli assassini. Sai, non potevo fare le cose semplici io. Per favore, una sola! Abbiamo perso tutto nell'attacco e non abbiamo dove conservare il grano. Ora non posso, sono occupato. Riguarda la lettera? Quale lettera? La lettera che hai ricevuto quando sono arrivata. Brutte notizie? Non so di che cosa parli. Ascolta, vedrò cosa posso fare. Ma adesso devo restare solo. Torna più tardi. Come vuoi. Vai da davanti. Ma io stavo proprio a Napoli. Ehi, la davanti. Ma pure quest'altro. Ehi, non morite per una spallata, ma state calmi. Era così lento Altair nel replicarsi. Sento ciò che dice. Un traditore? Non sono io il traditore. È Al-Mualim che ci ha ingannato. Vedrete. Presto, i vostri occhi saranno aperti alla verità. Ci troviamo sulla soglia tra questo mondo e un mondo nuovo. Un posto migliore dove potremo vivere tutti da pari. Ma quelli come Al-Mualim vogliono vedere distrutto questo sogno. L'attacco di oggi non è stato che il primo. E altri ne seguiranno se non vi pentite. Abbandonate i costumi corrotti. Ribellatevi contro il folle di Masyaf. Smascherate le sue menzogne. Avitsim, ma come te permette? Lo sta proprio cercando. Basta, mi arrendo. Parla in fretta dunque. Non mi interessano i tuoi giochetti. Perché ci hai tradito? E di chi sei al servizio? Noi servivamo i Templari. Anche tu dovresti. La loro causa è giusta. Noi? C'è un tale chiamato Jamal. Mi ha detto dei loro piani. Mi ha chiesto di aprire la porta. Ci hai tradito. Noi, che ti chiamavamo fratello e ti abbiamo protetto. Ho fatto ciò che credevo giusto. E se per questo devi uccidermi, che sia. Non ho paura di morire. Non sta a me decidere del tuo destino. Sarà Al-Mualim a giudicare. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. E mi dà su un vano. Sei accusato di aver tradito la confraternita, aprendo la strada ai nostri nemici. Come rispondi a queste accuse? Non nego nulla. Sono fiero di ciò che ho fatto. Mi spiace soltanto che abbiano fallito. Ti offro l'occasione di pentirti, di rinunciare al male che hai nel cuore. Nel mio cuore non c'è il male, ma la verità. Io non mi pento. Allora morirai. Hai agito bene, Altair, e hai riottenuto il diritto di portare la spada. Che ne sarà di colui che lo ha aiutato? Resta da vedere. Alcuni fanno del male per ignoranza o paura. Costoro si possono salvare. Altri sono soggetti a desideri corrotti, la loro mente avvelenata e distorta. Costoro devono essere annientati. Presto sapremo che tipo di uomo è Jamal. Ho superato la prova, dunque.
E adesso? Oh, figliuolo, abbiamo appena cominciato. Ho qui un elenco formato da 9 nomi. 9 uomini che devono morire. Sono degli appestatori, dei guerrafondai. Il loro potere e la loro influenza contaminano la terra e assicurano la continuazione delle crociate. Tu li troverai. Li ucciderai. Così facendo spargerai i semi della pace, sia per la regione, sia per te stesso. In questo modo potresti redimerti. 9 vite in cambio della mia. Un'offerta assai generosa, credo. Hai qualche domanda? Solo dove devo iniziare. Molto bene. Recati a Damasco. Cerca un trafficante del mercato nero di nome Tamir. Che egli sia il primo a cadere. Visita la dimora degli assassini una volta in città. Invierò un colombo per informare il Rafik del tuo arrivo. Parla con lui. Scoprirai che ha molto da offrire. Se lo ritenete opportuno? Sì. Tra l'altro non puoi iniziare la missione senza il suo assenso. Che assurdità è questa? Non mi serve il suo permesso. È uno spreco di tempo. È il prezzo che devi pagare per i tuoi errori. Come novizio, ora non devi rispondere solo a me, ma a tutta la confraternita. Ebbene sia. Prendi la tua roba e vai. Dimostra che sei ancora uno di noi. Hai capito tu? Ok, la lama. Vabbè, te nuovo da lama. Ehi, comunque l'allergia si sta spostando pure alla gola. Allora dobbiamo andare a Damasco. Altair, pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? Una dimostrazione ce l'ho. Io sto ammazzando. Che maestria. Questo, ragazzi, è come dovremmo tutti combattere. Sì, però non voglio fare... Ah, beh, sei stazione. Dov'è la mappa? Dove dobbiamo arrivare noi? Damasco, quindi dobbiamo andare a sinistra? Sì. Non è per niente innocente questo. Però... Bandiere di Re Riccardo. È giusto che qua è il tempo delle crociate. Ok, sì. E sincronizziamo anche qui.